meno in un momento in cui ci si comincia a scoprire, non ha bisogno di perdere quei 2, 3, a volte anche più chili che purtroppo tutti noi abbiamo accumulato in questi lunghi mesi di lockdown e comunque di vita diversa. Allora, ho il grande aiuto del professor Fausto Aufiero, bioterapeuta nutrizionale e grande, devo dire, esperto di diete. Allora, professor Aufiero, come possiamo aiutare questo nostro bisogno di perdere i chili, ma non facendo magari delle diete severe, restrittive, ma cercando di darci una mano con qualche piccolo trucchetto che lei è bravissimo a dare? Contrariamente a quanto si potrebbe così pensare, non si aumenta di peso con i grassi, ma con gli zuccheri. E gli zuccheri sono quelli semplici e quelli complessi. Complessi sono pasta, pane, eccetera. Semplici sono il gelato, la frutta, il vino, eccetera, eccetera. Che il corpo tende a trasformare in trigliceridi per difendersi dal diabete. E questi trigliceridi sono quegli acidi grassi antipatici che si accumulano spesso nella zona mediana del corpo, soprattutto. Quindi pancia, glutei, fianchi, quello che noi Ecco. donne non vogliamo. Al contrario, nella categoria dei lipidi o di spregiativi grassi, distinguendo quelli buoni da quelli cattivi, magari È un'altra volta molto ne importante, sì. parleremo, i lipidi, mi riferisco all'olio extravergine d'oliva, per esempio, a chi può del burro di buona qualità. La loro funzione è proprio quella di rallentare l'assorbimento degli zuccheri a livello intestinale. Quindi paradossalmente fare uso di un po' di questi grassi buoni, quindi un burro di qualità, ovviamente in dosi limitate, o dell'olio extravergine d'oliva senza esagerare, addirittura aiuta a dimagrire paradossalmente perché aiuta a non assorbire gli zuccheri. Assolutamente, e aiuta anche per un'altra cosa. Quando c'è la giusta quantità, è chiaro che l'esagerazione non va bene, ma la tendenza è alla riduzione. Sì. La sazietà successiva al pasto, il tempo di sazietà dura molto più a lungo. Basta provare. Se io consumo un pasto in cui ho ridotto drasticamente i lipidi buoni e anche le proteine, è possibile, anzi è probabile che avrò fame Magari già 2 ore prima uno e sente quindi la. rimangio e Sì, aumento sì, di sì, sì, peso. sì, sì. È vero che bisognerebbe non spizzicare nel corso della giornata, cioè limitarsi a quei 3 pasti, colazione, pranzo e cena, evitando di spizzicare durante il giorno, perché non si mette mai a riposo in un certo senso il Non nostro pancreas. solo, ma ogni volta che mangiamo attiviamo degli ormoni della crescita. Quindi il problema non è morire di fame nell'intervallo fra i pasti, ma far sì che quei pasti siano bilanciati in modo tale da farci arrivare sazi o Al sufficientemente pasto sazi al pasto successivo. successivo. Questi sono consigli pratici molto importanti, quindi 3 pasti senza spizzicare tra un pasto e l'altro, una dose limitata di grassi come burro buono, olio extravergine d'oliva buono perché aiutano a non assorbire zucchero e ci danno un senso di sazietà. Io direi giusta di grassi. Se continuiamo a dire limitata, continuiamo a far passare il messaggio. Cioè, le nostre mamme, le nostre nonne, le popolazioni di prima che non erano in sovrappeso, avevano la cognizione: se faccio qualcosa soffritta in padella, certo non riempirò la padella di olio, ma Certo, metterò quello che serve. Quello che certo, serve è sufficiente.